Presidente Renzi, è chiaro che il semestre europeo si sta avviando alla fine e non avevamo certamente bisogno di questo dibattito, che non esito a definire più utile a coloro che si recano ai banchi della Presidenza che non ai senatori in termini di contenuto, per capire che ciò a cui abbiamo assistito oggi, che non è altro che la replica di ciò che è già avvenuto stamattina alla Camera, non è altro che una messa in scena ben fatta, ben architettata, come lei sa fare da ottimo giocoliere delle parole, per andare a illudere i cittadini che possa avere avuto un significato la Presidenza italiana del semestre europeo. E se un significato una Presidenza può averlo, lo si deve vedere nei fatti. Fatti che non ci sono, Presidente, perché a tutt'oggi questo resta il Paese che ha il più alto rapporto tra tassazione e prodotto interno lordo, al 53,2%, superiore, abbondantemente superiore a qualsiasi altro Paese europeo, anche a quelli nordici che sono ben noti per avere uno Stato sociale elevato e una tassazione elevata. Siamo addirittura sopra al 51% della Danimarca o della Francia. E come fare allora a non capire perché i suoi amici, Presidente, e le ricordo il suo amico Marchionne, che se n'è andato con la Ferrari dopo aver portato anche la Fiat, con la sede amministrativa a Londra, per non pagare le tasse. Perché vede, Presidente, la differenza nostra tra noi e lei è che per noi il punto di riferimento di impresa sono i commercianti, sono gli artigiani, sono le piccole e medie imprese, non è la Fiat del capitale della finanza che non ha più neanche praticamente produzione in Italia, non è un'azienda che porta la propria sede fiscale in Olanda o in Lussemburgo o la sede amministrativa a Londra e si quota alla borsa di New York. Questi non sono punti di riferimento positivi. Potranno essere punti di riferimento per lei se ha bisogno ovviamente di avere qualche articolo favorevole da parte della stampa o di qualche altro giornale del settore. Potranno magari essere articoli favorevoli per avere qualche ospite in più alle cene da 1.000 euro. E su questo, Presidente, anche per coerenza, sia un pochino più realista. Noi abbiamo bisogno di tutto fuorché di un Presidente del Consiglio dei Ministri che, andando a rappresentare il Paese all'estero, faccia finta di quello che succede in Italia non abbia alcun valore, perché ciò che succede nel nostro Paese in questi giorni è gravissimo e innanzitutto mina la fiducia dei nostri concittadini nel governo e nelle istituzioni, perché quanto sta avvenendo a Roma Capitale non può essere nascosto con la candidatura posticcia alle prossime Olimpiadi del 2024, quando sappiamo tutti benissimo che il responso ci sarà nel 2017 e la sua visione di governo non è quella dei 1.000 giorni. Lei oggi sta tenendo in piedi questa messa in scena con il ricatto nei confronti del suo partito politico, con elezioni che arrivano un giorno sì, un giorno no, con una legge elettorale che un giorno in commissione accelera, un giorno in commissione esce dall'attenzione, con riforme che non hanno alcun contenuto rispetto al benessere dei cittadini, che non riescono a smuovere l'economia perché non hanno contenuto di economia. Questa è la differenza tra noi e lei. Questo è quello che ci porta a non essere favorevoli rispetto al suo intervento precedente. Perché lei oggi qui potrebbe fare una cosa semplicissima: raccogliere i nostri stimoli. Noi non ci stiamo limitando come altre forze politiche di opposizione a dire ciò che non va. Noi diciamo anche: Presidente, faccia una riforma fiscale seria del Paese, applichi una tassazione ad aliquota unica, applichi la flat tax, porti il nostro Paese ad essere equo nei confronti di coloro che pagano le tasse e ad essere severo nei confronti di coloro che evadono le tasse. Su questo diventerebbe seria anche la sua partecipazione al Consiglio europeo. Sia serio, Presidente, e si ricordi che durante questo semestre europeo le occasioni le ha avute. Ha avuto l'occasione di sviluppare il dossier del Made in Italy, che invece è rimasto lettera morta, con una miopia che può essere giustificata solamente rispetto agli impegni che lei ha preso con la Merkel e con gli altri partner europei, che certamente le hanno concesso di avere il ministro Mogherini, alto rappresentante della politica estera europea, ma che hanno impedito agli italiani di vedere sviluppato
il dossier Made in Italy, che è la cosa più importante a cui doveva tenere. No, Presidente, non ci siamo. Lei non può continuare ad ingannare i cittadini con questo modo di fare. Noi non mancheremo nel nostro dovere di metterla a riguardo a parte di queste nostre proposte. Noi siamo forza positiva, ma diciamo anche chiaramente ai cittadini: siate attenti, perché gli inganni vengono vestiti in forma molto gentile e poi cercano anche l'applauso facile. Ma non è così che si governa un paese. Questa è la differenza tra un capopopolo e uno statista, e lei statista certamente non lo è.